Mio nonno Antonio, partigiano sulla Cisa. Radiodocumentario di Stefania Casini, tratto dal componimento di Sara Organi, classe seconda E, scuola statale Pietro Zangheri di Forlì. Realizzato grazie al contributo con Scop. Ma di baci saziami, mi tormenta l'anima, uno strano mare. Popolo italiano, avrà quindi il pane necessario alla sua vita, ma se anche gli fosse mancato, non si sarebbe mai spiegato. Mio nonno Antonio, nato il 19 luglio 1925, ha iniziato la scuola all'età di 5 anni, a Fognano, Brisighella. Ha frequentato dalla prima alla quinta, fino ai 10 anni di età. Parlami d'amore, ma io... C'ha passò la cartella! Chiama Rachman, fai breve a scuola! Andava a scuola a piedi la mattina dalle 8 fino a mezzogiorno. I maestri erano molto severi. Se non facevi il compito, o ti comportavi male, o stavi seduto scomposto, o parlavi col compagno di banco, ti venivano vicino e ti facevano mettere le mani sul banco e con un rametto di legno ti battevano sulle dita. Morini, te lo do io la cerbotana! Fuori, dietro la lavagna! In snoch! E adesso stai lì in ginocchio sui chicchi di grano fino a che non ti chiamo. E avdansut passa la voi a zughè. Finita la quinta elementare, mio nonno non ha più frequentato la scuola e a 11 anni è andato a fare il garzone da un contadino dove dovevi fare quello che diceva lui, per poche lire. Se non lo facevi, ti cacciava via subito. Dai, Doca, vamos la vacca. E pu, uia da maestabil. Basta tan feste vagabonde. Na dormi pia. Nonno Antonio ha fatto il garzone fino a 13 anni. Badava le mucche, ai maiali, dandogli da mangiare. Puliva la stalla, doveva alzarsi alle 5 e mezzo l'inverno. Dopo ci si metteva il giogo e ci si attaccava con delle catene all'aratro per rimuovere le zolle dalla terra, preparandola alle varie semine. Un giorno, durante l'aratura, mio nonno era davanti alle prime due mucche per fargli da guida in modo che restassero dentro il solco. La terra, a causa della pioggia del giorno prima, era fangosa e una mucca si prese paura. Fece uno scatto in avanti e mise uno zoccolo sul piede di mio nonno. Lui cadde a terra e la mucca, facendo l'altro passo, gli appoggiò uno zoccolo sul petto. Ma si accorse subito dello sbaglio e alzò la zampa senza rischiare di fare male al mio nonno. Lui pensò che la mucca era stata davvero intelligente. Se potessi avere mille lire al mese, farei tante spese, comprerei fra tante cose le più belle che vuoi tu. A circa 16 anni è diventato muratore e dava l'intonaco nei muri già costruiti. Faceva i pavimenti e preparava il sottofondo per gli impianti elettrici e quelli idraulici. Un'ora segnata dal destino batte il cielo della nostra patria. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori. A 18 anni ha smesso il lavoro per presentarsi militare perché c'era la Seconda Guerra Mondiale e invece di andare nell'esercito ha disertato ed è andato coi partigiani a fare la guerra contro i tedeschi e i fascisti. Siamo ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella legge che ci accompagna sarà la fede dell'avvenire. Ma da partigiano doveva stare attento per non farsi imprigionare.
riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla nazione, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower. La richiesta è stata accolta. Dopo l'8 settembre del 43, i tedeschi hanno fatto un rastrellamento nella zona dove si trovava mio nonno e lui, insieme ad altri, è riuscito a uscire dalla cerchia del rastrellamento e scappare. Ognuno è tornato a casa propria di nascosto, a piedi o con dei passaggi sui camion. Parla Londra. Trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Felice non è felice. È cessata la pioggia. La mia barba è bionda. Parla Londra. Abbiamo trasmesso alcuni messaggi speciali. Antonio, una sgrezia. I tedeschi maledetti, Iacciapeba. I dischi in lebra. Ma ti è dandè proprio te che manda Ravenna. Oh, sa che fasam. Antonio, sa che puttan fè. Nonno Antonio, arrivato a casa, ha saputo dagli informatori che avevano imprigionato suo babbo. Così, per liberare il bisnonno Luigi, ha voluto presentarsi al comando provinciale dei fascisti e dopo una settimana venne a sapere che sarebbe stato deportato in Germania, in un campo di concentramento, dove doveva lavorare sotto la guida dell'esercito di Hitler. Mio nonno è stato imprigionato da maggio del 1944 fino a dicembre. Poi fu inviato in Italia per combattere coi tedeschi, contro i partigiani, contro quello che restava dell'esercito italiano e contro gli americani. La notte di Natale del 1944 si trovavano al passo della Cisa. Nevicava forte e la neve era già alta fino alle ginocchia. Mio nonno e gli altri partigiani prigionieri erano 12 e si sono messi d'accordo per scappare e dirigersi verso Petrignacola, dove c'era un gruppo di partigiani appartenenti alla 12ª Brigata Garibaldi. Ma del largo che passa la Brigata Garibaldi, la più bella, la più forte, la più ardita che ci sia. Ma del largo, quando passa il nemico fuggiando, siamo fieri, siamo forti per cacciare l'invasore. Il nonno e gli altri riuscirono così a fuggire e, arrivati dai partigiani, sono stati tenuti una settimana in una casa per essere certi che vicino a loro ci fossero persone fidate. Siamo forti per cacciare l'invasore. Cittadini, lavoratori, sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista, per la salvezza delle nostre terre, delle nostre case, delle nostre officine. Come a Genova e a Torino ponete i tedeschi di fronte al dilemma a rendersi o perire. In nome del popolo italiano il Comitato di Liberazione Nazionale per l'Alta Italia assume tutti i poteri civili e militari. Dopo una settimana sono andati coi partigiani a combattere contro l'esercito tedesco e le milizie fasciste. Insieme all'esercito americano e inglese hanno partecipato alla liberazione del popolo italiano e hanno vinto. Interrompiamo le trasmissioni per comunicarvi una notizia straordinaria. Le forze armate tedesche si sono arrese agli anglo-americani. La guerra è finita. Tornato a casa, ha ricominciato a lavorare da muratore. Aveva 20 anni. Lui e un suo amico venivano da Fognana a Forlì tutti i giorni in bicicletta per ristrutturare la casa di una famiglia composta da 7 sorelle e 2 fratelli.
Una delle ragazze era la mia nonna Vittorina, cioè la sua futura moglie. Mio nonno Antonio, che doveva ristrutturare la casa, doveva rifare il pavimento del piano di sopra e, visto che i mattoni non c'erano più, per spostarsi nelle camere bisognava girare su delle assi di legno al posto del pavimento. Lui intanto lavorava al piano di sotto e mia nonna, che doveva passare sopra queste assi di legno per andare a rifare i letti, non si accorgeva che lui la guardava di nascosto, soprattutto quando portava la sottana e lui alzava la testa per vedere le gambe. I giorni passavano e a mio nonno piaceva sempre di più la mia nonna, tanto che un giorno di primavera le disse che si era innamorato di lei. Lei subito si vergognò, non rispose e scappò via. Il giorno seguente, dopo cena, andò con lei a fare un giro fuori e quando si sedettero vicino a un pagliaio, lui la baciò e le chiese di diventare la sua amorosa. Ma lei scappò di nuovo e andò a confidarsi con la sua sorella Fernanda. Sua sorella le disse di aspettare un po' prima di dargli una risposta per poterlo conoscere meglio. Ma quante volte che te lo domandè? Tu quant'è o no? La mia morosa. Il mio nonno Antonio, però, non si avvilì e glielo richiese tutti i giorni con tanta pazienza. Lei, dopo un paio di mesi, rispose di sì. La famiglia del mio nonno Antonio era contraria al fatto che si fosse trovata una ragazza di Forlì e non del suo paese. Un attimo d'attenzione, per piacere. Presidente, ascolto un quel. Me, non voleva maridè. Sì, insomma, avevi proprio tu la vitturina. Sei modello un quel da fele, incinta. Lui aveva 25 anni e lei ne aveva 20. Si sono sposati il 17 settembre del 1950 a Collina e poi hanno concepito 4 figli: la mia zia Aurora, il mio zio Vanni, il mio zio Gianfranco e la mia mamma che si chiama Monia. Loro hanno sempre vissuto assieme nella miseria e nella ricchezza.